argomento, parliamo di un bellissimo progetto che è stato promosso dall'Unione dei Comuni della Garfagnana insieme al Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano. Allora c'è la sigla e poi vi presento gli ospiti che ci parlano di questo progetto. Benvenuti a Davide Boschetti, che è uno studente dell'Accademia delle Belle Arti di Firenze. Benvenuto. E benvenuta una delle persone che ha seguito proprio questo progetto di cui vi parliamo, Lucia Manfredi, che ha fatto l'Accademia delle Belle Arti di Bologna. Benvenuti ad Buongiorno. entrambi. Dunque, Davide, voi eravate tra i 24 partecipanti a questo progetto che riguarda animazione e fumetti. E un workshop in realtà che vi ha un po' portato in giro anche per il mondo. Sì. Quindi cosa avete fatto in questo progetto? Ma questo progetto è iniziato appunto con la partecipazione di 8 ragazzi italiani, 8 della Corea del Sud e 8 del Giappone. Ci siamo incontrati prima a Seoul, poi a Tokyo e poi alla fine a San Romano in Garfagnana. E da questi 24 ragazzi sono stati formati 4 gruppi diversi, ognuno di 6 persone, 2 italiani, 2 coreani e 2 giapponesi. E abbiamo lavorato, ogni gruppo ha un personale elaborato artistico per raccontare in chiave un po' rielaborata l'Orlando Furioso di Ariosto, ambientato nel Parco Nazionale dell'Appennino. Ecco, perché naturalmente ciò che lega anche questo progetto al nostro territorio è anche e soprattutto questo. Lucia Manfredi, tra l'altro, lei è proprio di Castelnuovo Monti e quindi anche lei ha partecipato a questo percorso. Intanto le chiedo come l'ha scoperto. Ma io ho scoperto questo bando attraverso mia madre che lavora in comune a Castelnuovo Monti e quindi ha trovato questo bando, me l'ha passato e sinceramente non potevo crederci quando l'ho visto Era perché bellissimo. era stupendo e la selezione degli italiani è partita appunto proprio sulla base territoriale, quindi del Parco dell'Appennino, Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano e dell'Unione dei Comuni della Garfagnana. E questo era proprio il mio territorio che mi aiutava e mi veniva incontro nelle mie passioni, che non mi era mai capitato prima e quindi per me era come un sogno. Era un sogno, tra l'altro appunto progetto gestito, capofila l'Unione dei Comuni della Garfagnana, era coinvolto anche il Parco dell'Appennino Tosco Emiliano e tanti altri enti, li abbiamo visti nei loro loghi all'inizio della nostra sigletta. E Lucia in particolare, voi cosa avete dovuto fare? Allora, come diceva Davide, questi 4 elaborati di base in cui ogni gruppo ha deciso che tecnica utilizzare. Quindi 2 gruppi si sono orientati su un cartone animato breve, diciamo, e il mio gruppo ha lavorato su un fumetto da leggere col telefono, col computer, che è una cosa che va molto di moda adesso in Corea del Sud, ovvero leggere i fumetti sul proprio smartphone. E quindi è un fumetto da leggere con i telefoni e però al suo interno anche delle piccole animazioni. E un altro gruppo ancora invece ha fatto delle illustrazioni a 360 gradi, ovvero si guardano queste illustrazioni col telefono girandosi intorno e si vede l'illustrazione tutta intorno a sé. Naturalmente è sempre ispirato all'Orlando Sì. Furioso e con anche il racconto poi del nostro territorio, dico Esatto. bene, Sì, diciamo che Lucia. il nostro valore aggiunto a livello di gruppo italiano era soprattutto passare a questi ragazzi che non avevano mai visto il nostro territorio, il nostro amore per i posti dove viviamo e il fascino che questi posti suscitano. Quanto siete stati impegnati in questo progetto finanziato dall'Unione Europea? Da luglio fino ai primi di novembre, quando abbiamo fatto la presentazione ufficiale Allora, allo Stato invece lei, umano. Boschetti, su cosa ha lavorato? Ah, Poi dopo io. riguardiamo un estratto dei vostri elaborati, dei vostri filmati. Ok, io ho lavorato con il personaggio di Orlando, appunto perché la divisione è stata fatta anche in base ai personaggi. E con Orlando e Angelica abbiamo utilizzato l'ambientazione del paese di Tavernelle Lunigiana dove io vivo. E la storia è quella di Orlando che cerca disperatamente di conquistare Angelica portandole un dono e si vedrà alla fine che Angelica comunque è già impegnata. Ecco, intanto le chiedo, Boschetti, cosa di questo progetto l'ha più colpita? Voi avete dovuto anche lavorare e relazionarvi con studenti e giovani che venivano da altre parti del mondo.
Sì, mi ha colpito, devo dire, un po' tutti gli aspetti, specialmente appunto l'interscambio e la parte di viaggi, proprio la conoscenza di queste persone che sono state veramente persone fantastiche, con le quali non avrei mai avuto occasione di lavorare se non grazie a questo progetto. E mi ha colpito anche la loro reazione poi visitando l'Italia alla fine del progetto, dove hanno potuto vedere tutti i luoghi che erano stati illustrati nei vari progetti. Mi è piaciuta la loro soddisfazione appunto nel vedere l'Italia. E grande soddisfazione anche per lei, Lucia, è stato questo percorso così come se lo immaginava. Avevo difficoltà a immaginarmelo prima di viverlo, però nel momento in cui l'ho vissuto, sinceramente sono stata molto sorpresa in positivo, mi è piaciuto molto e mi è rimasta la voglia di tornare in quei luoghi che ho visitato soltanto per il breve periodo del progetto. E come Davide sono molto molto contenta che i nostri luoghi abbiano suscitato un grande entusiasmo da parte di questi ragazzi, che probabilmente non li avrebbero mai visti altrimenti nella loro vita. Allora, noi intanto abbiamo anche delle immagini a copertura, quindi possiamo rivederle e ci raccontano anche un po' appunto il risultato di questo progetto, quindi adesso la regia poi ce lo ripropone. Senta Davide, lei quale obiettivo aveva, se ce l'aveva, rispetto a questo percorso che avete fatto? Quali idee, quali desideri? Ma il mio desiderio più grande era appunto provare esperienze nuove ed imparare a usare nuovi mezzi. L'obiettivo è stato totalmente raggiunto perché mi sono trovato a lavorare prettamente con il computer, che era uno strumento che per il disegno non usavo molto, e invece mi sono trovato a scoprire molti programmi di animazione e nuovi mezzi per esprimere quello che voglio fare, che non mi sarei Quindi c'è stato assolutamente anche un percorso, aspettato. diciamo, di formazione rispetto all'utilizzo dei mezzi che avete Assolutamente utilizzato. sì, una grande sfida infatti per ognuno di noi è stato anche quello di provare a utilizzare mezzi che normalmente non avremmo usato. Anche per lei, Lucia, è stato così o conosceva già alcuni, diciamo, degli strumenti che poi vi hanno consentito di realizzare questi filmati, che poi dovranno andare a promuovere proprio il territorio? Sì, esatto. Beh, io avendo studiato fumetto all'Accademia di Belle Arti di Bologna avevo un po' un'infarinatura generale su tutte le cose che abbiamo trattato, bene o male. Questa dei fumetti digitali in particolare in realtà no, perché appunto in Italia non sono molto diffusi e quindi mi ha aiutato anche a vedere come vengono pensati, come vengono realizzati e appunto il lavoro di gruppo è stato molto utile perché tutte le teste hanno lavorato insieme, ognuno ha dato un po' del suo per arrivare alla fine del progetto nel modo migliore. Intanto vedete come sono belli questi Ecco, appunto. questo è il lavoro del mio gruppo e abbiamo. Questo è quello Sì. di Questo è il mio. Davide. Abbiamo questo, diciamo, filmato e li mette un po' insieme tutti. Se Sì. ci aiutate anche a commentarli, così spieghiamo anche ai nostri telespettatori. Questo era il suo, Quello è Davide. il mio, sì. Ho rappresentato il panorama dei monti dietro a casa mia, che è la parte toscana dell'Appennino Ecco, adesso lo toscomiliano. rivediamo dall'inizio, così ce lo Ok. godiamo veramente tutto questo. Vai tu. Quindi ricordiamo quanti gruppi erano? Erano quattro gruppi formati da sei persone. Questo era il gruppo che si occupava dei personaggi di Ruggero e di Bradamante, che ha fatto un cartone animato, come potete vedere, e ambientato al Parco dell'Orecchiella. In chiave molto ironica e divertente, diciamo. Hanno voluto unire qua lo stile un po' più europeo con lo stile invece prettamente giapponese dei classici manga. È venuto fuori un risultato molto interessante. E Eh sì, questa è la perché visione a 360 gradi. quella di cui ci parlava prima Sì, Lucia, vero? Questa esatto. particolarità sia nel tratto ma anche nel modo di fruire poi nelle varie Esatto. parti del mondo di quelli che noi classicamente chiamiamo fumetti, no? Quindi questa è una cosa anche tra l'altro tecnologicamente molto complicata da fare. Ecco, questo è il lavoro del mio gruppo che è ambientato appunto alla Pietra di Bismantova, come potete vedere, e a Castelnuovo di Garfagnana, perché io e l'altra ragazza italiana siamo appunto una di Castelnuovo dei Monti e l'altra di Castelnuovo di Garfagnana. E quindi abbiamo ambientato la storia di Rodomonte immaginandocelo come un anziano che vive sulle nostre montagne. Come mi è venuta questa idea? Ma perché non trovavo. Intanto, scusi, questo invece è quello di Davide, Sì. vero? Sì, prima c'era il castello delle Verrucole in Garfagnana, perché appunto l'altra ragazza del mio gruppo era garfagnina. E poi invece ho fatto il borgo di Tavernelle in Lunigiana con la catena dell'Appennino toscomigliano. Eccolo qui, guardate. Sembra una sorta di 3D, vero? Sì, ho realizzato i disegni a mano, poi rimodificati sul computer e messi appunto in 3D su un programma con il movimento della telecamera proprio in questo spazio in 3D.
È stato, immagino, molto complesso. Sì, ma è stato anche molto divertente. Ma voi vi aspettate anche la possibilità di entrare nel mondo del lavoro, a fare questo proprio mestiere? Io devo dire di sì, cioè, mi ha proprio sorpreso il divertimento che ho avuto nel campo dell'animazione, mi piacerebbe appunto entrarci. Anche Lucia Manfredi ha questa idea. Ma io ho studiato per quello e quindi spero proprio di riuscirci. Ovviamente non è così semplice come può essere fare un altro lavoro, però credo che anche solo questa esperienza possa aiutare nell'entusiasmo di continuare a provarci finché non si riesce. Tra l'altro avete potuto raccontare, Lucia Manfredi, anche ai vostri, diciamo, colleghi studenti dei luoghi e probabilmente non conoscevano, è vero? Sì, ad esempio abbiamo fatto questa visita appunto ai piedi della pietra, dove abbiamo spiegato la storia geologica del luogo, la storia spirituale, ed è un luogo che suscita comunque un fascino innegabile anche su di noi, figuriamoci su persone che vengono dall'altra parte del mondo. Tra l'altro, appunto, ricordiamo che questo progetto è coinvolto 24 giovani, sostenuto dal finanziamento europeo e dalla Unione dei Comuni della Garfagnana, oltre che dal Parco dell'Appennino Tosco-Emiliano, aveva proprio l'obiettivo, Davide, di fare conoscere il nostro territorio. Lei invece di dov'è? Io sono di Tavernelle, comune di Licciana Nardi, in Lunigiana. In Lunigiana, e quindi e per lei, insomma, quindi un'esperienza positiva. Assolutamente positiva, ritrovarmi da un piccolo paese di 120 persone a Seul e Tokyo è un bel passo. Quanto devo siete dire. Stati in queste grandi metropoli? Siamo stati una settimana per ogni soggiorno. Una settimana a Seul, una a Tokyo e una poi in Garfagnana. E come li avete trovati? Come si immaginava Tokyo? Come l'ha trovata? Ma Tokyo è estremamente confusionaria, come me la immaginavo, però è anche molto stimolante. E lì cosa avete fatto? Avete visitato il territorio? Lì sì, in tutti i soggiorni eravamo molto, molto pieni di cose da fare, tra comunque conferenze, visite a musei oppure a studi televisivi anche là. E poi oltretutto, oltre al progetto di fondo di questi quattro progetti di ogni gruppo, avevamo anche dei progetti proprio finalizzati al soggiorno in quel posto. Quindi abbiamo fatto delle animazioni in Corea, delle altre specie di fumetti in Giappone e poi un altro elaborato, anche due lavorati. Lucia Manfredi, dunque, comunque rimarrete in contatto con gli altri partecipanti? Ma speriamo proprio di sì, ci siamo tutti giurati che ci torneremo a trovare da qualche parte nel mondo, noi andremo là, loro torneranno qui, e spero proprio di sì, perché è stato veramente triste salutarsi. Grazie, grazie per averci raccontato di questa vostra esperienza, grazie a Lucia Manfredi e Davide Boschetti. È finita qua la nostra